apri gli occhi e lascia entrare il mondo. Seguimi in un viaggio nel secondo organo più complesso del corpo, dopo il cervello. Ma fa attenzione, succederà tutto in un batter d'occhio. La prima cosa che dobbiamo fare è entrare. Seguiamo questa particella di polvere. Galleggia e atterra sulla cornea. Questa è la cupola esterna che copre l'occhio. In questo momento puoi sentirne la forma. Chiudi le palpebre, mettici sopra le dita, lavati prima le mani però, e sposta gli occhi da un lato all'altro. Senti quel bernoccolo? È lei. Nessun vaso sanguigno. Le cornee ricevono ossigeno direttamente dall'aria, quindi sì, i tuoi occhi respirano. Ma hanno tanti nervi super sensibili. Percepiscono che c'è qualcosa e i muscoli più veloci del corpo si mettono al lavoro. L'occhio si chiude e la particella di polvere viene lavata via. Proviamo di nuovo. L'unico modo per entrare nell'occhio è grazie alla luce. È così che funziona la vista ed è per questo che non puoi vedere al buio. Ma come facciamo a vedere gli oggetti che non emettono luce? La luce proveniente dalla sorgente, sia essa una lampadina o il sole, colpisce l'oggetto. Una parte viene assorbita e una parte rimbalza ed entra nell'occhio. Ne parleremo più avanti. Al momento è troppo buio in questa stanza, qualcuno accenda una luce. Ecco, ora va meglio. Ci muoviamo alla velocità della luce e attraversiamo la cornea. È a forma di cupola e ci aiuta a focalizzare la luce verso la nostra prossima destinazione, la lente. Prima di arrivarci però, attraversiamo la pupilla. In realtà non è un cerchio nero nel bulbo oculare, ma è un buco. Nero, perché non c'è luce dentro gli occhi. Rosso, nelle foto con il flash, perché la luce della fotocamera passa e rimbalza sulla parte posteriore dell'occhio. Qui è pieno di vasi sanguigni, quindi le pupille si illuminano di rosso. Ma questa pupilla è troppo piccola, riesco a malapena a passare. Oh, è perché la luce è troppo luminosa. I piccoli muscoli delle iridi, è la parte colorata dell'occhio che tutti conosciamo e ammiriamo, si sono rilassati per rendere la pupilla più piccola. In questo modo non entra troppa luce e gli occhi vengono protetti dall'eccessiva luminosità. Abbassiamo leggermente le luci e i muscoli dell'iride si contraggono. La pupilla diventa più grande perché l'occhio vuole far passare più luce. Eccoci, ci passiamo attraverso e ci imbattiamo in una lente che ha le dimensioni di un'aspirina. Come per le orecchie e il naso, la lente continua a crescere per tutta la vita. È proprio come in una macchina fotografica, concentra la luce. In questo modo colpisce esattamente dove deve, cioè la retina, la parte posteriore dell'occhio. Vedo che questo umano è miope. Vede sfocato da lontano. Guarda dove la lente focalizza la luce in un unico punto. Non è sulla retina, ma prima. Questo succede quando l'occhio è un pochino allungato. Se sei presbite, vedi sfocate le cose da vicino, il punto focale passa dietro l'occhio perché il bulbo oculare è troppo corto. Non preoccuparti, basta mettere gli occhiali da vista. Quanto spazio che c'è qui? C'è qualcuno? Questo succede perché da fuori vedi soltanto un sesto dell'occhio. Il resto è nel cranio. Gli occhi hanno le dimensioni di palline da ping pong. E proprio all'interno di questo apparentemente piccolo organo ci sono oltre 2 milioni di parti operative. Wow, ma aspetta! Si sta spostando tutto verso destra e adesso a sinistra. Questo essere umano sta cercando qualcosa? Gli occhi si muovono grazie a 6 muscoli che li tengono al loro posto. Alcuni di loro si contraggono quando sposti lo sguardo. Su, giù, sinistra, destra e tutto intorno. Ok, le cose si sono calmate, quindi continuiamo a seguire la proiezione della luce. Diciamo che stai guardando una bella mela appoggiata su un tavolo blu. E sopra c'è una brillante lampadina gialla. Qui dentro, nella parte posteriore dell'occhio, vedresti l'immagine capovolta. Questo perché la lente ha piegato la luce. Ma non puoi vedere questa immagine sulla retina perché gli occhi non sono dei proiettori. È solo la luce che colpisce il tessuto sulla parete posteriore del bulbo oculare. Qui ci sono dei nervi e dei recettori speciali e trasformano la luce che penetra nell'occhio in impulsi nervosi che il cervello decodifica dandogli un senso. Dunque andiamo oltre. Ed ecco quei recettori. Possono essere coni o bastoncelli. I coni sono il motivo per cui l'occhio può rilevare fino a 7 milioni di colori. Tuttavia, i coni sono solo di 3 tipi. Rosso, verde e blu.
È la loro combinazione che ti permette di vedere colori come magenta, chartreuse o ciano. Ovviamente questo non vale per le persone daltoniche. A loro manca uno di questi tipi o potrebbe non funzionare come dovrebbe. Quindi queste persone non vedono determinati colori o vedono le cose di un altro colore. Ad esempio, se c'è qualcosa che non funziona nei coni sensibili al verde, il verde e il giallo sembreranno bruno-rossastro. Ci sono anche i bastoncelli. Raccolgono il nero, il bianco e oltre 500 sfumature di grigio. Ce ne sono molti di più rispetto ai coni e sono principalmente responsabili della visione periferica. Sì, tutto ciò che è al di fuori del tuo campo visivo diretto. Inoltre, i bastoncelli ti aiutano a vedere in condizioni di scarsa luminosità. I fotorecettori sono così sensibili che possono persino proiettare un'immagine quando non c'è. Hai mai visto una luce intensa nonostante avessi gli occhi chiusi? Oppure ti è mai capitato di vedere la lampadina accesa nonostante ti trovassi in una stanza buia? Ecco, questi sono i fotorecettori che continuano a inviare informazioni visive al tuo cervello. I bastoncelli e i coni sono collegati ai neuroni, quindi i dati ci passano attraverso e arrivano al nervo ottico. Qui è dove i vasi sanguigni e il percorso principale verso il cervello entrano ed escono dal bulbo oculare. Qui è anche dove si trova il punto cieco. Non ci sono coni o bastoncelli. Possiamo fare una prova. Prendi un pezzo di carta e una penna. Ti aspetto, ok? Traccia un punto, sul lato sinistro, e un segno più a destra, distante quanto la grandezza della tua mano. Tieni il foglio alla distanza di un braccio, chiudi l'occhio destro e fissa il segno più. Il punto scompare perché è nel tuo punto cieco. Se questo non avviene, avvicina o allontana il foglio fino a quando il punto scompare. Fai la stessa cosa con l'occhio sinistro chiuso e fissa il punto con l'occhio destro. Il segno più scompare quando entra nel punto cieco. Non ci fai caso perché il cervello compensa le informazioni mancanti. Bene, ora viaggiamo lungo il nervo ottico e nel decodificatore dei messaggi. Il tuo cervello. Ai, che paura! Oh sì! Ora siamo nel sistema nervoso, quindi viaggiamo tra impulsi elettrici. Il nervo ottico arriva nella corteccia visiva del cervello. È qui dove l'immagine capovolta viene tradotta in qualcosa che capiamo. C'è un tavolo blu con sopra una mela rossa e sopra brilla una luce gialla. E il tuo cervello sa distinguere tra il su e il giù, e questo grazie alle tue orecchie. Diciamo che il sistema per mantenerti in equilibrio è principalmente nelle tue orecchie. Comunque, il cervello è anche il luogo in cui i pezzi mancanti del puzzle, come quelli nel punto cieco, si riempiono di informazioni basate sulla sua vasta collezione di archivi. Il punto a sinistra è nel mio punto cieco, quindi lo riempirò con dello spazio mancante e farò in modo che la carta continui senza interruzioni. Ma il nostro viaggio non è iniziato quando siamo entrati negli occhi attraverso la luce. È iniziato quando la luce proveniente da una fonte è rimbalzata su un oggetto e poi nell'occhio. Ma perché vediamo colori diversi? Perché la luce viaggia a diverse lunghezze d'onda. Quella mela rossa sul tavolo assorbe altri colori e riflette le onde di colore rosso. La tavola riflette il blu e così via. Gli oggetti neri assorbono tutta la luce e quelli bianchi la riflettono. Le onde riflesse colpiscono i coni e i bastoncelli e così noi vediamo un mondo pieno di colori. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.